continuiamo, ecco. Direttore, perché dopo Senza Respiro è arrivato il momento di emozionarti con Fotoricordo. Oh. E cominciamo. Cominciamo con i tuoi ricordi e le tue foto. Prima immagine. Oh, guarda, foto meravigliosa. Ci vuoi raccontare di questa foto? Ma diciamo che nell'ultimo anno e due o tre mesi questa foto acquisisce più valore. E adesso ti spiego il perché. Beh, ovviamente mio padre, mia madre, mia sorella. Siamo a Santa Maria di Castellabate, che era dove andavamo al mare da bambini, in Campania ovviamente. Avrò avuto un anno e mezzo. Perché questa foto acquisisce oggi più valore? Perché sembra la fotocopia 35 anni dopo di mio figlio. E quindi questa cosa mi rende orgoglioso, nel senso che quando dicono è uguale a te, io dico, ah bene, questa foto oggi sembra Alessandro del presente. È molto bella. Poi c'è mia sorella Carmen, mamma, Paola e mio padre. Senti, il tuo rapporto con la tua famiglia? Eccezionale, straordinario, una cosa sola. Ma la famiglia non è solo mamma, papà, mia sorella, era la mia bisnonna fino al 97. Come si chiamava la bisnonna? Filomena, con lei che mi ha cresciuto, mi ha dato tutto, mi ha insegnato tantissimo, fino all'ultimo giorno della sua vita io ero al suo fianco, per quello che mi ha dato e ci siamo dati. Io avevo 14 anni quando poi è mancata, però in quei 14 anni è stata la seconda, forse pure la prima mamma. Poi c'è la nonna Lucia, c'è mio nonno Augusto, mia zia Giuliana, mio zio Alfredo. Diciamo che è una famiglia molto molto larga, tra virgolette molto molto larga, perché comunque siamo 8, 9, 10, però molto compatti. Quindi non è solo una famiglia a 4, ma una famiglia 9, 10. Una famiglia 9, 10, sì. Con un'aggiunta, che è la tua splendida moglie, Paola. Come ti sei conosciuto con Paola e tramite come il calcio. Vi siete innamorati? Tramite il calcio, perché io curavo la comunicazione dell'Udinese. L'ho fatto per 4 anni per la famiglia Pozzo. E... Eccovi qua. Tu sì. Che sei veramente la fotocopia. Hai visto che nella sono foto io? Guarda, di prima, tuo figlio adesso sembra un po' qua, 10 mesi. E Paola, tua moglie, che è splendida. Allora, qui fa 10 mesi. E praticamente come ci siamo conosciuti tramite il calcio, io curavo la comunicazione dell'Udinese per 4 anni. Il Novara va in Serie A, lei ovviamente è proprietaria insieme al padre, al fratello e alla mamma del Novara Calcio. Cosa succede? Che il Novara va in Serie A e dicono proviamo ad appoggiarci alla società di Criscitiello per fare la comunicazione che sta facendo ad Udine. E lì io ho rapporti con il fratello. Poi a quel punto, una volta conosciuto il fratello, ho detto, beh, allarghiamo un attimo le conoscenze, e per un errore di, tra virgolette, trattativa, un giorno non si presenta il fratello, ma si presenta la sorella. Oh, passano qual però... Qual è stata la tua reazione, però, dai? No, ho detto, ah, ho bene. Detto, di sicuro meglio la sorella. Sì. E quindi a quel punto cosa è successo? Che quando c'è una trattativa per una cosa extracalcistica si presenta alla sorella, ma non c'è nulla, perché per 2 anni lei comunque era fidanzata, io ero fidanzato. Poi passano 2 anni, il suo rapporto si interrompe e tramite una festa che io organizzo a quel punto poi si crea un rapporto un po' più stretto. Prima della prossima foto, che non è proprio una foto, perché ti ho detto che le sorprese oggi piovono per Michele Criscitiello, minimo, a proposito di tuo figlio. Lo vorresti campione calcistico no, in un futuro? Sei sicuro? Assolutamente sicuro, no. Sicuro, sicuro? Al 100% non lo voglio calciatore. Non so. Non lo voglio calciatore. Non lo so. Zero. Lui magari però... Vediamo. Non ce l'ha. Ecco, Michele, hai visto? Quindi, insomma... Magari lui vorrà fare il calciatore. È talmente comunque è troppo forte, dai. Che non può neanche muoversi. Comunque consideriamo che cammina da un mese, quindi infatti, già calciare la palla è complicato. Poi lui da un mese che cammina, prima dovrebbe iniziare a camminare in una certa maniera e poi ovviamente può pensare a calciare la palla. Guarda, avevamo anche degli altri video che Paola gentilmente ci ha inviato. Abbiamo avuto una bella connessione con la tua famiglia in questo periodo, devo dirti veramente una grande famiglia, e c'erano dei video che non abbiamo potuto mettere per una questione tecnica, ma devo dirti che del talento c'è per 14 mesi, vedremo però. Vedremo, comunque non è quello il problema. Ce la racconterai. Prossima immagine. Eccoti qua. Allora, prima hai accennato, questa è una foto che ti rappresenta Sport 1. Sì, puoi diciamo un periodo un po'... Osceno. Osceno.
però è stato un periodo di passaggio nella creazione di quella che è poi la grande Sport Italia che hai costruito. Sì, sì, lo raccontiamo brevemente, le tue sensazioni, il tuo lato emozionale. È il brevemente che è complicato per un motivo molto semplice, perché è stato il periodo più brutto della mia vita professionale. È vero anche che devi toccare il fondo per poi arrivare a galla e fare qualcosa di bello. Poi, con il senno dello strapoi, quando arriva il 2014 e giugno 2014 dici vabbè, c'è un destino che è bellissimo. Però questi sono stati periodi molto molto brutti, perché io ero un dipendente come tutti i ragazzi che oggi lavorano a Sport, che molti ragazzi lavorano a Sport Italia, eravamo dipendenti della vecchia gestione Sport Italia, avevamo lavorato bene, record di ascolti nell'estate 2013, poi però a livello imprenditoriale c'è qualcosa che non funziona, Sport Italia chiude, comprano i canali questa società Sportuno che diventa, io sbaglio completamente la valutazione, ma nel caos generale mi fido di persone sbagliate, ci trasferiamo a Roma, io con altri 4 collaboratori, tutti gli altri perdono il posto di lavoro, io commetto un grandissimo errore di fidarmi di persone che non conoscevo, ma quando sei in guerra praticamente provi ad evitare le pallottole, io ho provato ad evitare da una parte, dall'altra, e ho sbagliato completamente sia l'approccio ma anche la gestione. Ci trasferiamo a Roma, ci perdo dei soldi, ma soprattutto sbaglio completamente la valutazione sul nuovo progetto, che durerà 3 mesi. Nell'arco di 3 mesi sono stati pessimi, mi sono trasferito a Roma, che è una città che a me piace molto, ma non ci vivrei mai. Quindi mi piace Roma per viverci un giorno, prendere l'albergo e tornare. Ma non è un'offesa nei confronti di Roma. Io sono amante di Milano, a me piace Milano. Altre dinamiche. Amo Milano, altre dinamiche. Quindi non è un problema dire quello come che amo. Come ci si riprende da una cosa di questo tipo? Cioè, con il carattere. Come ti sei rinsavito? Come no, non poi, è, non cosa è successo? Rinsavito. Si tratta che era crollato tutto e qui o tiri fuori il carattere, che è la mia unica grande forza, la mia unica grande forza. Ripeto, come ho detto all'inizio, non ho un talento particolare, ma ho una grandissima forza d'animo, un carattere che non molla mai, e quindi fino a che non raggiungo l'obiettivo io impazzisco. Qui era crollato tutto. E cosa hai fatto? Ma te lo chiedo perché tante persone coltivano dei sogni, sì, tante persone poi si tirano indietro nel momento in cui invece ci sono delle difficoltà. Io accelero. Così sono state le difficoltà importanti. Abbiamo allora, in quel momento, cioè, anche per dare un consiglio d'esempio a chi ci segue, siamo qua per questo. Perciò, cosa puoi dire alle persone per smuoversi? Quando ti crolla tutto, o incominci a lavorare il quadruplo, incominci ad inventare, incominci a bussare tutte le porte. Ma sai quante porte in faccia ho avuto? Ma praticamente indecente quello che abbiamo ricevuto dopo aver dato tanto dal 2004 al 2013. E poi dal 2013, gennaio 14, febbraio 14, marzo 14, aprile 14, morti, tutti morti e feriti. Arriviamo a maggio, si crea un'opportunità, entro in contatto con Tarak Ben Ammar tramite Gidio Vigiani, e tramite queste persone mi danno la possibilità di dire proviamo a rimettere in piedi Sport Italia con colui che non era nulla a livello imprenditoriale, però come macchina la gestiva lui, come redazione calcio. Mi danno una chance, un'opportunità, grazie a Tarak Ben Ammar, questa opportunità con il lavoro, con i sacrifici, con le idee, riportiamo a galla tutto con il lavoro, nel tempo, e poi riusciamo a diventare anche soci nel 2016, grazie al fatto che senza aver messo un euro, ma grazie alla riconoscenza del dottor presidente Tarak Ben Ammar, mi riconosce il lavoro fatto sul campo, aver riportato Sport Italia a certi livelli, e io quindi divento amministratore unico, direttore, editore, proprietario al 50% di questa società, grazie al lavoro e grazie ai sacrifici. Bravo. E questa è stata, e questo è stato un esempio, però sempre grazie a qualcuno che ha creduto in me. Quelli che hanno creduto in me, io personalmente la fiducia l'ho sempre ripagata, però sono riconoscente e ho sempre detto grazie a tutti, dal primo editore della televisione locale di Avellino, Mario Barisano, a colui che mi dava consigli disinteressati, Gianfranco De Laurentiis, Fabrizio Maffei, fino ad arrivare a Bruno Bogarelli, fino ad arrivare a Tarak Ben Ammar. Queste persone hanno segnato la mia carriera, ho ripagato, perché altrimenti oggi non potrei essere qui, e quando ho sbagliato l'ho sempre detto, ho sbagliato, come in questo caso, in questa foto, che se la cancellate e la togliete mi fanno un piacere. Allora ragazzi, parliamo di energia, Michele, per capire come gestisci le tue energie sono curiosa anch'io di capire come fai. Energia vitale! Allora, energia vitale, caro Michele, energia vitale proposto dalla nostra Geria Energia, che dà
Illumina il business e dà energia al business. Allora, vediamo come gestisci tu le tue energie tra famiglia, lavoro, sport e svago. Poi ci devi anche però spiegare come ti svaghi nello svago specifico. Percentuali, hai una torta, famiglia. Famiglia, credo, la torta ovviamente da 100? Sì, hai un 100% da completare. 40 famiglia, 40 lavoro, no, 45 famiglia, 45 lavoro. E siamo a 90, ti avanzano. E 10 calcio, sport, karate. Sport, niente svago perché eliminato. Lo svago è la karate, è il calcio. E così hai un 100%, mi piace la tua decisione, Michele. Sì, è così. Bene, e adesso ti facciamo saltare sulla sedia, non solo te ma anche tutti i nostri telespettatori, perché è ora di My Music! Nostra Mimì Sara Band pronta, il nostro Raffaele Moretti qui al microfono per te quest'oggi. Pensa che per un pelo lo vedevamo a Sanremo, ma è arrivato tra i 70 giovani di Sanremo, perciò insomma meglio, lo abbiamo qua e direi che è proprio meglio. Primo brano per Michele Criscitiello, forza ragazzi. Spero solo che non finirà. Se la destinazione che mi corre in Chissà se noi casomai ci riconosceremo anche più in là. Chissà come sarà. Trovarsi non è mai per caso e per questo amore non ti farò andar via. Bravi ragazzi. Noi casomai. Sì, si dovrebbero fare qualche domanda a Sanremo però, Secondo me, perché è talmente bravo che qualche domanda qualcuno deve farsi. Noi ce ne siamo fatti però, parecchio, ma proseguiamo alla grande. Io sono un amante della musica italiana e tornando a mio figlio, che è la mia vita, a volte dico, secondo me ho sbagliato qualcosa, perché più che guardare le partite di calcio, è ancora presto, 14 mesi, però siccome la mattina quando ci prepariamo c'è sempre la musica italiana, lui ormai appena sente la musica canta, balla, si muove e quindi è amante della musica. La musica italiana per me è tutto, non amo la musica straniera, estera, non piace e quindi sono amante di queste canzoni, sono amante di Tiro Mancino, sono amante di Laura Pausini, di Jovanotti, della Nannini, di tutto e di più, però ogni tanto ti fai una cantatina anche quando sei in ufficio, noi ti sentiamo da una parete all'altra ogni tanto. È forte il direttore. Senti, questa canzone, Noi Casomai, Tiro Mancino, perché? No, è una delle più recenti, però non hanno un significato sotto il punto di vista. Cioè, quando tu ascolti questo brano ti viene in mente che cosa? Tua moglie. Mi piace, quindi quando ascolto queste musiche, ma in questo periodo ne stanno uscendo tante belle, e quindi la ricollego un po' alla vita soprattutto presente, non tanto passata. Sì, la vita attuale, quindi questa di Tiro Mancino mi ha colpito particolarmente, che è molto carina. Secondo brano. Che voglio solo perdermi dentro di te e a camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più bravo io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, fenomenale. Fenomenale. Questo non potevamo non mettere questo brano. Questo è un significato, però ce l'ha. Fenomenale. Allora, perché in questo caso il significato ce l'ha, nasce mio figlio che si chiama Alessandro. E chiedo una clip al mio grande amico Alessio Milone, che è bravissimo nei montaggi. Grande Alex Milone, no, lo salutiamo anche noi perché ogni tanto contribuisce. Mi fa anche dei favori. Anche al video, tra l'altro, che hai visto prima dei tuoi collaboratori. Ringraziamo Alex Milone. È tutto suo, è tutta roba sua. Comunque, facciamo questo video con la scritta Fenomenale, quando nasce Alessandro, con tutte le foto dalla nascita. E questa canzone Gianna Nini era proprio di quel periodo, perché Alessandro nasce il 31 ottobre del 2019.
2017 era il periodo di Fenomenale. Io quando sento Fenomenale, allora a quel punto gioco con le parole, gioco con la canzone, ed è un video che porto sul cellulare, sul computer, nel cuore, quindi Fenomenale per me è qualcosa di unico, perché mi ricorda Alessandra. Ultimo brano, ragazzi, vai! Che poi mi piace anche quando non parli e canti sottovoce quei tuoi ritornelli, mentre tra le dita rinchiudi i capelli, comunque con te. Mi piacerebbe lanciarti nel cielo, vedere il tuo corpo che pian piano sale, collocarti nel posto più giusto, la stella più fragile dell'universo. E se riniziasse un'altra vita, io non chiederei che fosse infinita. Mi basterebbe sapere che esisti. Divento perfetto se ti ho tra la gente, comunque con te. Dolcezza! Bravo Raffa! Bravi ragazzi, che dolcezza! Guarda che comunque da queste scelte di brani, te lo devo dire, tu sei determinato, grintoso, ma secondo me tu hai un lato estremamente tenero, perché hai scelto dei brani molto dolci, Michele, tutti. Infatti è la doppia faccia, double face, perché sulla... io sono due persone completamente differenti e questo me lo riconosco nel bene o nel male. Sul lavoro mi definiscono duro, tra virgolette cinico, battagliero, ed è la verità. Io sono Michele e Criscitiello, sono due persone completamente diverse, perché fuori dal lavoro sono questo, ma me lo riconosco nel senso buono del termine, ma se volete anche cattivo del termine sotto il punto di vista professionale. Ma sul lavoro non puoi fare sconti a nessuno, perché altrimenti sei morto, ti ammazzano. Nella vita privata, se posso aiutare qualcuno, se posso... questa è la mia vita, nel senso che queste canzoni, quando mi sveglio, sento solo queste canzoni. Adesso questa era Ultimo. Ultimo, straordinario, adesso le sento la tutte di Ultimo. La stella più fragile dell'universo. Ma ne ha fatte altre mille che sono straordinarie e a me piace tantissimo. E ripeto, la musica italiana. Però, tornando al lato di chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, io ti posso dire una cosa che, e ti confermo che questo è il mio lato extra campo, e poi c'è un lato invece lavorativo che conoscono tutti, ma questo lato non lo conosce nessuno, o meglio, lo conoscono in pochi. E noi siamo felici che tu l'abbia condiviso con noi oggi. Grazie Michele. Grazie. Allora, ma prima di salutarti, ovviamente devi passare anche tu tra il dire e il fare. C'è di mezzo? No, malissimo. Che c'è il malissimo. Andiamo a vedere tra il dire e il fare. Black & Decker e Bricofer. Vieni Michele. Eccoci qua Michele, nel nostro spazio tra il dire e il fare. Black & Decker e Bricofer fanno da padroni. Allora, come sei messo con il fai da te? Pessimo. Vedi, sì. Il record negativo di Ferri? Il record negativo di Ferri. Okay. Allora, oggi l'ultimo non lo in classifica è Ferri, che ha fatto 3 fuori conviti. Invece la primissima è ancora l'Alessia, capitana delle farfalle azzurre. Lì. Allora ragazzi, vediamo anche tua moglie cosa ne penserà. Tu nel mentre ti attrezzi in sicurezza, occhiali, tutto, ti servono i tuoi? Sì. No, metti già, da allora, sì. Già non ci vedo. Poi tu mi piazzi? No. No, sei fantastico. C'è qualcosa Michele. Che non va. Allora. No, però torniamo... non voglio creare problemi. Non crei problemi, c'è solo un problema principale che mi stai facendo saltare le mani. E quindi su questo tu devi sapere che questa roba sì? Per me è. Sono l'incapacità totale. Negato completamente il direttore nel fai da te. Allora adesso ce la godiamo. Quindi sicuramente risponderai a questi vero e falso in modo corretto. Il trapano a filo Black & Decker, fuori solo muro e mattoni? Vero. No, falsissimo, ma che solo muro e mattoni. La batteria 18 volt al litio del trapano avvitatore Black & Decker si può usare anche su un utensile da giardino a batteria 18 volt Black & Decker? Vero. Bravissimo, vero, perché Black & Decker può. Perché se la prima era falsa, la seconda per forza deve essere vera. Non è detto, però, pronto, concentrati. No, aspetta, spiega, ti concentrati. Spiego, 60 secondi per fare il maggior numero di fori col tuo trapano Black & Decker.
e avvitare il maggior numero di viti con il tuo avvitatore Black & Decker. Se tu vuoi fare buco e vite, tanti buchi, tante viti, scelta tua. Posso? La tattica. Non ne ho fatto uno in 35 anni, ne faccio due in 60 Potresti secondi. Potresti avere la fortuna del principiante. Ci siamo pronti? Qua tutti vogliono fotografare cosa farà il direttore. E noi partiamo! Go! Vai! Forza col cronometro! Partito, partito, vai! Michele, tira fuori la grinta, anche la tua grinta giornalistica. Si può? Ecco, dai, vai! È un fantasista! È il fantasista del fai da te! È il fantasista del fai da te! Allora, Michele, siamo a 40 secondi! Tutto va, è un automatico, ragazzi, un lavoro incredibile. Hai le viti da mettere, Michele, hai le viti da mettere con l'avvitatore, mancano 30 secondi. Ok, la vite qua, vediamo, vai, 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 Michele. Nel buco, nel buco, nel buco, sei fuori buco, vai. Hai ancora 17 secondi. Dentro il buco, Michele, vai, mettila dentro il buco. Vai, ok, vai, 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 vai. Prendi, prendi! 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Allora, cara Paola, un messaggio per la moglie di Criscitiello. Cara Paola, trova qualcuno che... Non rivolgerti mai nemmeno per ma mettere un quadro già, ma alla parete. Ma lo sa già, lo sa già. Una e mezza non è male, direttore. No, dai, aspetta, eh? due, dai, vai, fai no, due. No, non possiamo. Ma come, dai, eccolo ti qua. Metto un due, ti metto un uno più. Il VAR. È due, dai. Scusa, Crisci, c'è il VAR. Bello. Uno ma... più. Dai, com'è la classifica? Sono il più, aspetta. Guarda, ho messo un più anche a Mastrangelo. Ma spiegami. Allora, tu sei l'ultimo in classifica. Il primo è, guarda, Mastrangelo, Farfalle, Tacchinardi, Ferri ne ha dimessi tre e avevamo detto che era già messo molto male. Tu sei a uno più. Ma perché volevo essere il primo, quindi uno. Esatto. Gli ultimi saranno i primi, come si dice. Michele, vieni che andiamo a salutare. Ma è andata bene fino ad ora, perché dovevo? È andata benissimo. Ti ho detto, evitiamo. Seguimi. Vabbè. Seguimi, seguimi. Vieni, Michele, che ci salutiamo. Ed eccoci Michele, in chiusura di puntata. Abbiamo voluto iniziare davvero con i fuochi d'artificio, raccontando anche il cuore che c'è all'interno di Sport Italia. E chi meglio poteva farlo se non il direttore Michele Criscitiello. Michele, grazie per essere stato con noi per questa prima, terza edizione, prima puntata di questo 2019, terza edizione. Senti, un consiglio per chi vuole intraprendere una carriera da imprenditore. Iniziare la mattina alle 7, finire a mezzanotte, l'una di notte e non mollare mai. Questa è l'unica indicazione che posso dare. Grazie di tutto e complimenti. Grazie, però non ti mandiamo via senza un regalo. Cos'è? Perché il nostro Villa Lasciura ha creato per te Michele Criscitiello con le bellezze di Sport Italia. Guarda, ci sono un po' di... È mio? Forse. È tutto tuo. Ma anche il cubo di Sport Italia e poi facciamo le interviste. Esatto. Grazie, grazie mille. Grazie. Ti abbraccio e ti bacio. Grazie. Grazie a Michele Criscitiello. Scoppiettante inizio per questo 2019 per Solo Chi C'ha Fede, il lato umano dello sport. Ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo campione, un campione che ci racconterà del suo cuore, del suo lato umano. Vi aspettiamo, Mimì Sala Band, il nostro pubblico, nuova sigla, tantissime novità, la prossima settimana! Solo chi già vede.